Buongiorno signore. Grazie signor Sindaco, le sue parole sono state veramente molto, molto toccanti. Grazie veramente per l'introduzione di quello che ha detto con me. Grazie Alessandro. Grazie per avermi dato questa sedia centrale che insomma è inaspettata. Mi ricollego alle parole di Alexander che dice Daniele ha aperto qua, ieri ha tirato in orchestra e fa benvenuto Daniele che ha aperto qui, Alberto io ti ho fatto fuori, ma delle chiavi che avevo in tasca perché in effetti mi sono ricordato, ho avuto l'onore l'anno scorso, dopo i 3 mesi di lockdown primaverili, di riaprire la musica italiana con quel concerto commovente che abbiamo fatto ospite del nostro Presidente della Repubblica Mattarella, quel concerto nei giardini del Quirinale, primo di giugno, e fu un segnale fortissimo per una ripresa che ha permesso al pubblico italiano di assistere agli spettacoli durante i mesi caldi, no? Fino ad arrivare al secondo lockdown di fine ottobre, da lì chiusura totale. Dopo il concerto in presenza del Presidente Mattarella, venni qui a fare il concerto per maggio alla fine di giugno e mi sono ritornato anche in settembre. E questo programma era un programma diciamo, di Covid. Quelli sono i programmi Covid, programmi che non superavano più o meno un'ora, un'ora e 10, perché dovevano avere un format per chi stare a casa e quindi la durata, evitare la pausa. Quindi la scelta di presentare Stravinsky nel cinquantennario della scomparsa del compositore con 2 composizioni piuttosto rare, una direi rarissima, la Sinfonia in Do, che sono diciamo centrali per quello che riguarda l'attività e la proposta stravinskiana nel suo periodo cosiddetto del classico. Quindi era un programma di che credo che faccia veramente da aperitivo. Ritengo che sia certamente importante il concerto, ma mi permetto di dire che l'apertura vera sarà con Adriana del Cumbrero di domani, no? Quindi sono felice di poter dirigere questo compositore, questi brani, avere la possibilità di collaborare con il coro. Viene presentato però non in una forma diciamo di classico concerto, no? Con una pausa, con la sua durata e con il suo respiro, ma con così, come un omaggio al maggio e scusate il gioco di parole e quindi questa nuova sorpresa del pubblico. Per noi musicisti avere avuto la possibilità comunque di non fermarsi durante i mesi di lockdown è stata una cosa molto significativa. Io se devo portare la mia esperienza personale posso solamente dire che è vero. Il pubblico è una componente fondamentale dal momento in cui si esce il palcoscenico, ne si sente il respiro, lo si sente diciamo vivo dalle nostre spalle. Però io non voglio uscire, o quantomeno cominciare ad uscire da un periodo drammatico come questo senza cogliere tutto sommato degli aspetti positivi di insegnamento che a noi ha dato questo vivere in lockdown dal punto di vista professionale. Ho notato, e devo parlare non solo dei miei colleghi, ma di tutti i colleghi, non i direttori solamente, ma i colleghi di orchestra, i solisti, i responsabili delle fondazioni, i responsabili delle associazioni musicali, una devozione nei confronti dell'arte musicale che mi ha veramente colpito. Non avere il pubblico comunque non significava che il pubblico non fosse dietro le lenti delle telecamere o dietro i microfoni. Nel momento in cui noi ci si esibiva e si eseguiva da cima a fondo un brano, io personalmente ho sempre avvertito questa presenza, l'ho avvertita dietro le lenti delle telecamere, dietro i microfoni, l'ho avvertita dal modo in cui le orchestre si ritrovavano, lavoravano in prova e nelle fasi di esecuzione cercavano di veramente dare il massimo, il meglio. L'assenza del pubblico anche un perché alla nostra attività. Il concerto dal vivo, l'evento che in quel momento viene vissuto in diretta, la tecnologia ha dotato tutti noi della facilità,
possiamo attingere musica dovunque. Ma che cosa manca? Il fatto che in quel momento a Firenze, a Roma, a Milano, a Napoli, stanno suonando e stanno suonando per me che sono a casa. Non vorrei che questa cosa venisse comunque dimenticata, non vorrei che questa cosa venisse banalizzata al punto che si, magari si poteva considerare, ma come fate a suonare con la distanza, con l'amalgama del suono e tutte queste cose, prerogative fondamentali naturalmente per la nostra professione. Prendere un'orchestra, prendere un coro con la mascherina non è certamente la cosa migliore, il suono subisce le conseguenze che tutti sappiamo. Tant'è, se a me avessero chiesto, Daniele, c'è da fare un concerto, l'orchestra è a 5 metri di distanza uno dall'altro, che lo fai? Certo, ci vengo, vado e lo faccio. Quindi i discorsi giusti, logici, che fanno parte, come dicevo, delle prerogative della nostra professione rimangono, ma la cosa più importante è il messaggio di dire che la musica non muore, non viene abbattuta dal virus. Suoniamo in circostanze difficili, sì, lo facciamo e siamo lì e lo faremo. Mahler, Bruckner, Strauss ritorneranno, dobbiamo pensare in avere dei programmi alternativi, dobbiamo avere la possibilità di sistemare i musicisti dell'orchestra, gli operatori della struttura senza rischiare di più. Perfetto, lo facciamo, andiamo a cercare un repertorio alternativo, è il momento giusto di farlo. Il grande repertorio potrà tornare e sarà benvenuto. Questo è stato secondo me la cosa che mi rimarrà nella mia memoria con più e nel mio cuore, soprattutto con più forza. Grazie naturalmente ai sindaci di tutte le città che hanno consentito questo, agli operatori che hanno dato la garanzia di poter entrare in teatro e lavorare in sicurezza. E quindi il messaggio è, lo disse Toscanini d'anziano, non muore la musica non muore.